scuola sto parlando ovviamente. La situazione ad oggi è la seguente, stavo dicendo prima ai colleghi vostri fuori, è la seguente. Noi abbiamo ricevuto dagli occupanti, ormai una ventina di giorni fa, forse anche di più, un elenco di 41 persone come presenti all'interno della struttura occupata. 41, 42, insomma un elenco. 41. Rispetto al problema delle 41 persone, cioè alla emergenza, il problema è stato prospettato come 41 persone, non che ci avevano genericamente il problema della casa, perché quelle purtroppo sono molte di più in Ancona, comprese le 1000 e più che stanno in graduatoria per una casa popolare, che è evidente che hanno il problema della casa, c'era stato presentato a tutta la città come un'emergenza umanitaria, perché erano persone che letteralmente vivevano per strada e quindi c'era un'emergenza anche temporale, urgenza assoluta di dare a loro un tetto, giustissimo. Premesso che già ce ne stavamo occupando, questo lo diciamo fra un minuto, con dati concernenti, cioè che l'abbiamo scoperta dopo l'occupazione questa cosa, come ho detto anche ieri in Consiglio Comunale, comunque c'era un'emergenza che era dare un tetto e un tetto decente subito a persone che se no stavano per strada. A questa emergenza abbiamo risposto ormai da 3 settimane, perché sono 3 settimane che l'amministrazione ha realizzato la risposta immediata alla emergenza per togliere dalla strada le 41 persone che hanno occupato l'asilo. A queste persone, come noto, abbiamo comunicato in più modi, in più riprese, anche con qualche difficoltà di comunicazione, diciamo così, rapposta da qualcuno, che questa soluzione possibile alla loro emergenza c'era e c'è. Vogliamo oggi riconfermarlo. Una parte di queste persone, una ventina, 25 circa, hanno accettato questa proposta e sono attualmente ospiti delle strutture di accoglienza per l'emergenza, di cui diremo, che peraltro sono non solo strutture che garantiscono un tetto, un letto, un riscaldamento, la doccia, il pasto, eccetera, ma anche un progetto e un percorso di accompagnamento, in qualche modo in un reinserimento nella comunità, perché era del tutto evidente a chiunque abbia partecipato agli incontri presso quella situazione, che quelle persone non avevano solo un problema abitativo, ma la gran parte di loro, per ragioni diverse, aveva un problema anche di inserimento, di reinserimento nella comunità. Il progetto, i progetti che abbiamo messo in piedi dunque rispondono sia all'emergenza alloggiativa, sia a un inizio di percorso per il reinserimento di queste persone nella vita e nelle relazioni di comunità. In particolare il progetto